con Alessandro Giacobbe, organizzatore di Genova Reloaded Festival, a Palazzo Ducale dal 4 al 12 luglio 2020. Alessandro, ben trovato. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ci presenti questa iniziativa? L'iniziativa nasce dalla data fatidica del 15 giugno in cui è stato concesso ai cinema di ripartire e nel momento in cui abbiamo avuto notizie di questo annuncio ci siamo subito detti che bisognava partire con qualcosa di eclatante, cercare di riportare al più presto possibile l'attenzione del pubblico sui film visti sul grande schermo dopo essersi fatti una scorpacciata, per non dire un'indigestione, di film in televisione. E quindi quale miglior modo se non quello di accompagnare alla visione dei film anche la presenza fisica, per quanto possibile, dei protagonisti di questi film, quindi registi, attori, produttori, tutto quanto è il contorno umano che consente la realizzazione dei film. Da qui nasce l'idea, con la collaborazione e direzione artistica di Giorgio Viaro, che è direttore di Best Artista Best Movie, che il festival, diciamo, è un intenditore, un curatore anche di importanti manifestazioni nazionali e che ci ha dato una grossa mano per portare a Genova, nella cornice di Palazzo Ducale, dove già da alcuni anni ospitiamo una rassegna di film di qualità, e a impreziosirla appunto con la presenza di alcuni protagonisti del cinema. 9 giorni, come saranno strutturati? In linea di massima le serate prevedono appunto una introduzione ai film dei vari protagonisti e ospiti della nostra città, da seguire la proiezione del film e dal termine il consueto Q&A o dibattito col pubblico, che credo sia poi il valore aggiunto di questa tipologia di incontri, la possibilità di scambiare opinioni sul film a stretto contatto con chi il film l'ha vissuto in prima persona. La scelta dei titoli? Ovviamente abbiamo privilegiato alcune cose che non erano ancora state viste, parliamo in particolare del Grande Passo di Antonio Padovan, che a parte una proiezione al Festival di Torino dell'anno scorso non è ancora uscito in sala e quindi sentivamo la necessità di farlo vedere al più presto al grande pubblico e quindi quella è stata una scelta proprio di un'anteprima. Così come un'anteprima assoluta, anche lì esclusivamente dopo la proiezione alla Mostra del Cinema di Venezia, è quella del film di Haifa Al-Mansur, regista della Bicicletta Verde, del suo ultimo film, La candidata ideale, che appunto era stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia con un buon successo di pubblico e sarà un'anteprima nazionale a Genova, in attesa che poi esca nelle sale i primi di settembre. Queste sono, diciamo, le due chicche dal punto di vista delle anteprime. Poi abbiamo inserito per diversi motivi la versione in bianco e nero di Parasite, che a Genova non era stata ancora presentata, è appena apparsa in qualche altra città italiana, ma era le primissime battute, che è la versione che Bong Joon-ho voleva fin dall'inizio, che poi ovviamente i produttori gli avevano cassato per la versione a colori, decisamente con più appeal commerciale, però aveva preteso, soprattutto se avesse avuto un certo riscontro, la versione colorata, che i produttori mettessero a disposizione del pubblico anche la versione in bianco e nero, e quella sarà presentata martedì 7 luglio, in una serata nella quale tra l'altro avremo l'occasione di far vedere anche al pubblico il Davide Donatello, che è stato vinto appunto da Parasite come miglior film straniero, e in qualche modo avremo anche l'occasione di festeggiare la Academy Tutti, che è genovese come casa di distribuzione, quindi ci concediamo un minutino di autocelebrazione portando in sala il Davide Donatello. La manifestazione inizia sabato con la presenza di Ivano De Matteo, che introdurrà e discuterà col pubblico del suo ultimo film, Villetta con ospiti, e avremo ancora un collegamento in diretta da Roma con Valerio Mastandrea per parlare di Figli. E il gran finale poi sarà il prossimo fine settimana con Elio Germano, che sarà doppiamente protagonista perché oltre a presentare la domenica di chiusura, il 12, Favolacce, dove interpreta un ruolo chiave del film,
incontrerà anche il pubblico per parlare di un'altra cosa che presenteremo con lui, che è Segnale d'allarme, una rappresentazione teatrale con lui protagonista presentata al pubblico in realtà virtuale. Uno spettacolo molto interessante che appunto presenta quest'opera teatrale in questa forma ovviamente innovativa e verrà presentata non solo a Palazzo Ducale una sera ma anche al Cinema Sivori per 3 giornate, venerdì, sabato e domenica. Visto che anche questa è una cosa molto interessante, sarà accompagnata anche da Omar Rashid che è il regista. L'ultima chicca, notizia dell'ultimo minuto che però ci ha fatto molto piacere, sarà anche Valentina Lodovini, sabato 11 luglio, e presenterà un suo film, stiamo ancora valutando quale, però la presenza sua naturalmente è una chicca in più che arricchisce la nostra manifestazione. Per tutte le informazioni ci dai riferimenti internet? Sì, certo, circuitocinemagenova.com troverete Genova Reloaded con tutti i programmi giorno per giorno e la possibilità anche di acquistare i biglietti online. Genova Reloaded Festival, Palazzo Ducale, dal 4 al 12 luglio 2020, un saluto e un ringraziamento all'organizzatore Alessandro Giacobbe. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima! Grazie mille a tutti, buongiorno. L'ultima chicca, notizia dell'ultimo minuto che però ci ha fatto molto piacere, sarà anche Valentina Lodovini il sabato 11 luglio e presenterà un suo film, stiamo ancora valutando quale, però la presenza sua naturalmente è una chicca in più che arricchisce la nostra manifestazione.